di capire se si farà sentire entro un mese oppure no. Vediamo se si farà sentire entro un mese oppure no. Allora, quello che devi fare è pensare a una persona, diciamo, che non è detto che sia soltanto da un punto di vista sentimentale affettivo, potrebbe essere anche in altre aree della vita, potrebbe essere per un colloquio di lavoro, potrebbe essere per una situazione diversa, diciamo, non è detto che sia per forza per diciamo situazioni sentimentali affettive. Questo non è detto. Tu pensa a una persona, a un'area della tua vita e vediamo se questa persona si rifarà sentire, si manifesterà entro un mese. Intanto saluto anche Pipoli. Allora, e poi scegli diciamo, il testimone. Il testimone abbiamo il Buddha, la prima stesa, abbiamo la seconda stesa, e poi abbiamo la stele, come al solito, la terza stesa. Io scelgo sempre gli stessi testimoni, a differenza della grandissima Penelope Wengo, che invece lei sceglie sempre testimoni diversi, ma io scelgo sempre gli stessi testimoni per il fatto che non so che testimoni prendere di diverso. Avrei dei teschi e potrei anche, una volta possiamo provare anche a avere questi teschi qua, che non sono male, sarebbe un teschio grigio, un teschio chiaro e un teschio nero. Però potremmo farlo con i teschi, però per adesso diciamo potrei usare i teschi, i tre teschi, ma per adesso facciamolo con piramide, anche perché poi il teschio, diciamo, qualcuno magari di voi, il teschio ti ricorda quello che diventerai, ti ricorda quello che diventerai, Caterina Faga. Diventerai un teschio come tutti gli altri. Allora, partiamo dal primo simbolo che è il Buddha. Il Buddha. Allora, è il Buddha, il primo è il Buddha. Allora, e vediamo quindi, tornerà o non tornerà? Tornerà o non tornerà entro un mese, cioè si farà risentire entro un mese, si farà risentire entro un mese o non si farà risentire entro un mese. Cari inferiori, vediamo un po'. Tra un po' è Ferragosto, la vacanza dei plebei. Tra un po' a Ferragosto tutti i plebei andranno in vacanza. Tutti i plebei a Ferragosto andranno in vacanza. E voi, cari plebei, andrete in vacanza a Ferragosto? Quelli, il massimo dei servi della gleba vengono qua in Liguria a rompere il cazzo per un giorno. Il giorno di Ferragosto partono da Milano, Torino, si ficcano sui treni super affollati il giorno di Ferragosto, arrivano qua tutti sudati marci, portandosi già le loro borse di ghiaccio, diciamo, dove ci mettono dentro tutti i loro insulsi intrulli, che ne so, per un pasto leggero, i bucatini alla matriciana e pure l'acqua minerale, vanno sulle spiagge tassativamente libere per non spendere soldi, mangiano le loro porcherie che si sono portati da casa, pure l'acqua, lasciano tutti i residui, i residuati bellici, insomma, insozzano tutto e poi alla sera si tolgono finalmente dai coglioni. Alla sera si tolgono finalmente dai coglioni. Alla sera si tolgono finalmente dai coglioni.
E si sta a casa, cara Faga, si sta a casa, si sta a casa. Si portano la schiscetta? Non so cos'è la schiscetta, non conosciamo Green, cos'è la schiscetta? Non lo so, si portano pure l'acqua minerale, questi plebei. E poi ritornano sui treni carro bestiame la sera, tutti belli ustionati perché tassativamente, non so cos'è la schiscetta, ah, si dice la schiscetta, non so cos'è, se ne tornano tutti belli ustionati perché ovviamente non usano le creme parasole, diciamo, oppure se le usano le comprano quelle cinesi che gli fanno venire ustioni di, ah, pratico da casa, ustioni di settimo grado. Se ne tornano a casa e poi si mettono in malattia per una settimana questi plebei perché dopo quella giornata, lasciandoci, esatto, dopo quella giornata nefasta, devono stare una settimana in malattia perché come minimo gli viene un'insolazione. Vabbè, comunque, partiamo, vediamo se si farà sentire entro un mese. Scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre. Ah, ah, no, non si fa sentire. Porca puttana. Non si fa sentire, anzi, è rottura secca. Chi ha scelto il Buddha, questa persona non si farà più sentire. Non si farà più sentire. È una persona, e in questo caso. Diciamo, la giustizia vicino, cioè anzi l'imperatrice potrebbe essere un antagonista, potrebbe essere un antagonista tua, perché tu magari appunto non so chi sei, ma l'imperatrice può essere una donna stabile, una donna che sicuramente è la tua antagonista e ti toglie questa persona, che ti lascerà di brutto, è una persona un po' manipolativa. È una persona un po' manipolativa, è una persona che praticamente ti toglie praticamente tutte le chance, tutte le possibilità, insomma. Quindi non si farà sentire. E se si facesse sentire, lo farà per prenderti per il culo. Quindi. Però vediamo di approfondire, perché non si sa mai, insomma, approfondiamo utilizzando i tarocchi di Marsiglia, utilizzando i tarocchi di Marsiglia, approfondiamo con i tarocchi di Marsiglia e vediamo come vanno le cose, vediamo come vanno le cose con i tarocchi di Marsiglia. Approfondiamo come vanno le cose con i tarocchi di Marsiglia, scegliamo le prime tre carte. Guarda, viene proprio la giusta conferma perché ci esce anche la morte per, la torre prima, la morte dopo e non ci sono possibilità. C'è anche, diciamo, il 5 di spade che rappresenta il tradimento, quindi inizia a toccarti sulla testa perché avrai anche le corna, sei anche cornuta o cornuto. Quindi non c'è possibilità. Abbiamo il Cavaliere di Denari che è comunque una persona che ha interessi, diciamo, che ha interessi suoi, interessi, diciamo, mondani. Salutiamo Rosi, interessi mondani, interessi di varia natura, ma non ha nessun interesse a, diciamo, non ha nessun interesse ad avere una relazione con te, quindi non si farà sentire. Se hai scelto quello non si farà sentire, vediamo ancora, anche se non ce ne sarebbe neanche bisogno, però proprio per voi plebei, vediamo diciamo un attimino le Lenormand, cosa ci raccontano le sibille di Lenormand per capire se questa persona si farà sentire oppure no, quindi mescoliamo le carte, mescoliamo le carte. Sono carte antiche? Quali carte, Caterina Faga? Queste sì, sono
sono antiche, sono usate, insomma. Le altre sono abbastanza recenti, cioè abbastanza recenti, nel senso qualche anno, insomma. Mescoliamo le carte, vediamo che ci dicono le Normande. Le Normande, allora scegliamo le prime tre carte, andiamo a vedere cosa ci dicono. Beh, come volevasi dimostrare, c'è pure la bara. C'è il gentiluomo, il 28, il 3, la bara. Allora, non è che muori tu, però non ti preoccupare. Abbiamo il 3, l'8 e il 28. Allora, il 3 rappresenta il battello. In questo caso, il battello che viene rappresentato. In questo caso il battello che viene rappresentato è un battello che si leva dai coglioni fondamentalmente, cioè è che se ne va via. E in questo caso il battello rappresenta proprio uno che se ne va, che si leva dai coglioni. Dobbiamo tenere presente questo. Il battello rappresenta un viaggio, ma in questo caso un viaggio in allontanamento, un viaggio in allontanamento, devi tenere presente questo, se ne va. Poi abbiamo l'otto è la bara. L'otto è la bara, rappresenta la fine, la sconfitta, diciamo, una trasformazione radicale, la sofferenza, la rassegnazione, la rottura sentimentale o la rottura lavorativa. Tradimenti, però diciamo come se è vero il verso, è vero anche l'inverso, rappresenta la rinascita, perché una volta che muori, poi ci può essere una rinascita, ma questa situazione deve finire. Questa situazione deve finire perché è una situazione negativa. E poi abbiamo il 28 che invece rappresenta, il 28 che invece rappresenta, diciamo, il gentiluomo, no? Che può essere o tu se sei un uomo, oppure il tuo compagno, un fidanzato, l'amante, il marito, però diciamo, messo assieme a quelle altre carte, rappresenta il gentiluomo che ti dice: "Thank you and goodbye", arrivederci e grazie. Praticamente ti dice: levati dai coglioni che non mi interessi più, fondamentalmente. Quindi non torna, non torna. Vediamo chi ha scelto la seconda stesa. La seconda stesa che è la stesa, della piramide. Vediamo chi ha scelto la stesa della piramide. Vediamo chi ha scelto la stesa della piramide. Allora, vediamo se torna entro un mese. Vediamo se torna entro un mese. Vediamo se torna entro un mese. Per chi ha scelto la piramide? Cari inferiori. Allora, saliamo, salutiamo anche Rosy che fa le tagliatelle alla bolognese. Bene, allora, qua è una cosa ambigua. Diciamo, i tortellini no, sa fare, penso, immagino altre cose che significano, finiscono sempre in ini, ma che non sono tortellini. Allora, questa persona però ha un giudizio un po' negativo su di te. Però diciamo che se hai pazienza, se hai pazienza e riesci a ottenere, diciamo, come dire, e riesci a ottenere delle cose, potrai anche ribaltare la situazione. Diciamo che devi agire più su un piano logico razionale, perché attualmente questa persona non è, diciamo, attualmente questa persona non è, come possiamo dire, interessata, non è interessata a te fondamentalmente, però hai possibilità
devi mantenere, devi avere un po' di pazienza. Quindi, se hai un po' di pazienza, non lo cerchi o non la cerchi, ci sarà la possibilità di fare tornare questa persona, insomma, che questa persona torni. Vediamo qualche suggerimento. Non ho utilizzato prima, vabbè, che prima c'era poco da utilizzare, i tarocchi Zen, ma comunque. No, purtroppo la vedo abbastanza, lo vedo duro, lo vedo abbastanza duro perché i sentimenti sono labili, sono flebili e diciamo, e c'è però passione, c'è anche un certo, come dire, un certo interesse nei tuoi confronti, ma i sentimenti sono abbastanza flebili. Vediamo un po' qualche suggerimento ulteriore da parte delle carte di Lenormand. Vediamo dalla parte di Lenormand che ci dicono le carte. Mentre tutti i plebei si preparano ad andare in vacanza. La vedo sempre più dura, comunque, la vedo sempre più dura, la vedo sempre più duro. Allora, abbiamo il 13, il 13, abbiamo il 13. Il 13, che tra l'altro esce poco, rappresenta il fanciullo. Il fanciullo è un qualcosa di positivo, fanciullo o fanciulla, diciamo che rappresenta un po' fanciullo o fanciulla, insomma, questo era ai così biondi, però rappresenta un nuovo inizio, quindi anche qua ci sarà un nuovo inizio, non la persona che pensi te, quindi nuova opportunità, il futuro. Quindi potrebbe rappresentare anche una gravidanza, perché è un bambino, quindi, però non è il vostro caso, vista l'età. Però diciamo, quindi un nuovo inizio che può andare bene. E devi fare attenzione che hai a che fare con una volpe che è un po' perfida, rappresenta i tradimenti, la malizia, l'ambiguità, quindi fai attenzione a questa situazione, insomma. E poi la montagna anche qua rappresenta un po' il dualismo, no? Perché la montagna, salutiamo Roxy, la montagna rappresenta da un lato l'elevazione spirituale, no? Perché la montagna, dall'altro lato la montagna rappresenta un po' gli ostacoli che talvolta possono essere insormontabili. Quindi una situazione un po' difficile in questo caso. Una relazione di qualunque natura essa sia che ha bisogno di attenti comportamenti affinché le cose possano evolversi nel modo migliore, fondamentalmente. Salutiamo Andy. Bisogna un po', diciamo, agire con circospezione. Vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Beh, che ti dicono? Evita di reprimerti, non ti reprimere, quindi mantieni alto morale, viviti la cosa momento per momento e cerca di condividere. Cerca di condividere vuol dire interagire, utilizza il potere che abbiamo, che è il potere dell'interdipendenza. E quindi se ne va anche la piramide ed entra dentro, che la forma ce l'ha. Entra dentro la stele, quindi lasciati penetrare dalla stele e vediamo se questa persona si farà sentire. Vediamo se si farà sentire. Allora, mentre ti lasci penetrare dalla stele, vediamo se questa persona si farà sentire. Scegliamo. Allora, mescoliamo le carte, vediamo un po'. Si farà sentire. Vale un mese. Un mese, ovviamente, dal momento in cui viene vista. Non dal momento in cui viene fatta, ovviamente tutti i tarocchi interattivi hanno questa cosa. Nel frattempo mettete un like che non vi costa nulla, fa girare il video su YouTube, mettete un like, iscrivetevi gratuitamente al canale e abbonatevi al canale se volete dare un sostegno, oppure cliccate sul tastino col dollarino per dare un sostegno, anche diciamo, una donazione da morti di fame, quali siete, diciamo da barboni o barbonesse, quali siete. Di quello che è, va bene. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Oggi non, oggi, oggi
Dobbiamo dire che le cose finalmente c'è stato un giro, finalmente c'è stato il giro perché abbiamo il mondo, la temperanza e il carro, il mondo, la temperanza e il carro che rappresentano, diciamo, da questo punto di vista il fatto che serve un po' di tempo. Barboni e barbonesse, barboncine, esatto, barboni e barboncine. Abbiamo il carro, la pazienza, la temperanza e il mondo. Quindi ci sono delle chance, ci sono delle possibilità che si farà sentire, però almeno ci vorrà, diciamo, oltre i 21 giorni. Diciamo che si farà sentire, tu devi attendere, secondo me entro i 30 giorni del mese, diciamo, tra i 21 e i 30 giorni si farà comunque sentire. Vediamo magari se i tarocchi ci dicono con quali intenzioni si farà sentire questa persona. Magari si fa sentire per mandarti a cagare, non sappiamo. Vediamo con quali intenzioni si farà sentire. Con quali intenzioni? Beh, già uno che si fa sentire per mandarti a cagare, però. No, però diciamo che ha dei sentimenti, quindi il 6 ha dei sentimenti. Vuole, diciamo, avere il 3 e il 4, diciamo il 3 rappresenta un po' la trasgressione, salutiamo anche Pink, mentre il 4 rappresenta, se vogliamo, un po' la stabilità. Quindi si farà sentire, ha dei sentimenti. Quello che manca un po' è l'impegno in questo caso. L'impegno è mancante, cioè è una persona che vuole interagire con te, vuole portare avanti una relazione con te, ma non si prende impegni, diciamo, non è che si prende impegni per. Salutiamo anche la rana e il girino. Salutiamo la rana e il girino e salutiamo soprattutto la mamma del girino. Salutiamo soprattutto la mamma del girino. Sarà felice la mamma del girino che il suo girino se ne vada con la ranocchia? Questo non lo sappiamo, noi salutiamo la mamma del girino. Perché, cara rana, se vuoi girino, secondo me devi conquistare la mamma. E la vedo dura, lo vedo duro. Però, de gustibus non disputandum est. D'altra parte, gli hai già fatto, grazie Pink, d'altra parte, gli hai già fatto dei figli, no? Quindi lui potrebbe, diciamo, tranquillamente, diciamo, non avere più necessità di fare figli, di fare altri girini, diciamo, perché le l'hai già fatti tu. Mara l'ha già fatto fuori, non c'è già più il girino? Ah, non c'è già più il girino. Ma Tug sa tutto, non c'è già più il girino. Ah, pensavo fosse ancora in ballo il girino. Bene. Scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte. Un figlio, e vabbè, gli hai già fatto un figlio, gli hai già fatto un figlio, gli hai già oh, bene, gli hai già fatto un figlio. Però la mamma del girino in questo caso è fondamentale, la mamma del girino direi che è fondamentale. Allora, abbiamo, una via di mezzo anche qua, in questo caso, ma direi non è una via di mezzo negativa, perché tutto sommato, diciamo, è una via positiva, però abbiamo le nuvole che sono un po' rompicazzo. Allora, andiamo per gradi, il 4, 6 e il 28. Allora, il 4, 6 e il 28 abbiamo la casa che rappresenta la stabilità, la protezione, l'equilibrio, la famiglia, i sostegni, gli appoggi, un incontro felice, quindi, ma potrebbe essere anche un investimento fruttuoso, se tu hai qualche cosa, un'azienda familiare che funziona, diciamo, è comunque una persona pacifica, diciamo, no? Quindi è una cosa positiva, se vogliamo. Poi abbiamo le nuvole, però le nuvole rappresentano un po' le tue incertezze, quindi il consiglio che ti danno le carte di Lenormand, il consiglio che ti danno le carte di Lenormand è molto importante. Perché la mamma è contenta se lo tolgo se l'ho tolto dalla ba? Ha lasciato a me il casatiello? Che vuol dire se l'ho tolto dalla ba?
non capiamo. Se l'è tolto dalle balle? Ma le mamme, sai che ogni scarafone è bella mamma sua. Le mamme non vogliono togliersi dalle balle i figli, se lo vogliono tenere il figlio. L'ho già mandata a cagare. Vabbè, allora niente girini, però peccato, peccato. Allora, quindi ci sarà qualche problema, però poi alla fine abbiamo il gentiluomo che è messo assieme, diciamo, il gentiluomo rappresenta comunque un incontro positivo, quindi direi che alla fine questa stesa è la migliore, perché diciamo che la prima è negatività, non si farà sentire in nessun caso. La seconda stesa... devi giocartela bene perché comunque non sarà facile. Questa terza stesa, diciamo che non è tutt'oro quello che luccica, perché poi le carte che sono venute fuori delle Normande non è che erano così positive, però diciamo che in linea di principio ci sono possibilità buone. Diciamo non devi sentirti in gabbia, infatti devi liberarti da sta gabbia, devi trovare come dire, un maestro spirituale che ti guidi e andare alla ricerca della fonte. Bene, bene, queste sono le tre stese, quindi mi raccomando, mi